È un piacere darvi il benvenuto a questo ultimo congresso del 2017 della nostra azienda, Eurodream, per divulgare quelli che sono i principi dell'epigenetica. Stiamo entrando in una nuova realtà, la possibilità finalmente di capire come i fattori epigenetici possono condizionare la nostra salute. Condividere questo con i relatori, con le persone che parteciperanno al nostro congresso, sarà una grande soddisfazione, un grande onore, ma anche la possibilità di aiutare gli altri a vivere meglio. Quindi un grande benvenuto a tutti a questo importante congresso. Questa domenica interessante, molto appassionante, vedremo la medicina vista da nuovi punti di vista, da nuove frontiere. E queste frontiere che si allargano sempre di più, queste frontiere che ci danno un messaggio della realtà, una lettura della realtà molto diversa da quella che appare ai nostri sensi ogni giorno. Una lettura dove ci disorganizziamo sempre di più in una visione classica della fisica, della realtà stessa, una visione macroscopica, una visione, come usano dire i fisici quantistici, una visione a grani spessi, a grani grossolani della realtà, che è la visione newtoniana, con tutto rispetto per il grande fisico e filosofo inglese. Quello che è interessante è che però la fisica newtoniana, la fisica classica, è appunto a grani grossi, quindi non ignora, diciamo, ignora, grazie ai nostri sensi limitati, una realtà ben più profonda e molto più, quindi, veritiera, a grani sottili. La visione quindi microscopica, a noi ci interessa la visione microscopica, che non vuol dire quella del microscopio, o comunque non solo quella del microscopio, ma è una visione più approfondita, una visione dove là ormai i fisici quantistici parlano della costanza universale dell'ignoranza, con tutto rispetto per ignorare le cose, però è la costante dell'ignoranza, cioè, in altre parole un po' più forbite e tecniche, l'entropia. Ecco, l'entropia che è l'aspetto macroscopico, la visione macroscopica del mondo e della realtà. Quindi è una visione, diciamo, senza un vero scopo, no? In apparenza, no? Proprio perché ci mancano, ignoriamo, non conosciamo degli elementi. I nostri sensi sono molto limitati e grossolani. Ecco, la pretesa, diciamo, della vecchia fisica classica era quella di interpretare tutto a livello entropico, a livello macroscopico, a livello di ignorare le dimensioni sottili, e per sottili intendo non solo sensoriali, che sono limitate, ma anche quelle psichiche, mentali e anche spirituali. La negentropia è esattamente il concetto opposto, cioè la visione microscopica della realtà. La visione quindi a grani sottili, una visione che ci porta a connettere che tutti i sistemi, ma non solo quelli biologici, ma anche quelli non biologici, sono non isolati, com'è la vecchia fisica classica, sperimentale, quindi entropica, ma sono connessi, il famoso concetto dell'entanglement, che poi è quasi un filo conduttore, un filo rouge che ci accompagnerà per tutta questa giornata. Quindi i sistemi non sono isolati, il sistema biologico, l'espressione massima di questa visione, che i sistemi sono connessi tra di loro. Il sistema biologico è un sistema dissipativo, ma noi abbiamo semanticamente un concetto un po' diverso e un po' negativo della dissipazione. La dissipazione è la vita, in verità, perché è semplicemente lo scambio delle informazioni, qui è un altro concetto importante, delle informazioni della realtà, appunto, con un progetto, con un senso, e si scambia con
l'ambiente che ci circonda. Ecco, il sistema aperto, quindi il sistema dissipativo, un sistema che scambia continuamente pacchetti di energia, quindi di informazioni, con l'ambiente superiore, con il macrocosmo che lo circonda, quindi l'ambiente circostante. E come un'ispirazione, noi in questa giornata sentiremo tante cose interessanti, poi personalmente le vaglieremo, no? Ognuno ha la libertà di vagliarle come vuole. Noi respiriamo non solo fisicamente, ma respiriamo di informazioni che ci verranno proposte e nello stesso tempo le elaboriamo ed espiriamo. Ecco, la parte espiratoria è la parte cosiddetta entropica, che è la visione grossolana, ma noi la metabolizziamo l'informazione, quindi nel momento inspiratorio noi assimiliamo le nuove informazioni che sentiamo e le integriamo con il passato di noi stessi. La cellula fa esattamente lo stesso percorso, assume il nuovo, ed ecco la visione del concetto di complessità biologica, assume il nuovo e la integra nella connessione di se stesso. Ecco perché in qualche modo, come Prigogine afferma, abbiamo una freccia del tempo, perché la cellula non potrà, tutti i sistemi complessi non potranno mai tornare indietro. La consapevolezza della cellula è tale che va solo esclusivamente avanti, perché deve continuamente integrare le nuove informazioni, deve crescere in coscienza, e se cresce nella coscienza ha sempre uno spazio di libertà di scelta sempre maggiore, ma se ha uno spazio di scelta sempre maggiore vuol dire che ha un progetto che magari noi nella nostra personalità non ce l'abbiamo, ce l'ha solo quella parte di noi che si rapporta con un mistero, con un infinito di noi stessi, il cosiddetto tecnicamente il sé di noi, poi uno se vuole la chiama anima, la vuole chiamare come vuole, è il sé che è a conoscenza del nostro progetto, insieme alle cellule. Quella via di mezzo che è la nostra personalità concreta, storica, è l'unica parte che non conosce la costanza universale dell'ignoranza, l'entropia, che ci fermiamo all'apparenza, ma non entriamo nella sostanza profonda delle cose. Ecco, diciamo che la fisica quantistica prima, in prima linea, e la medicina quantistica storicamente che arriva dopo, grazie alle conquiste della fisica quantistica, ci porta a vedere questa trasformazione. Il fine della medicina è proprio una guarigione. Questa trasformazione a quattro livelli contemporaneamente: biologica, una guarigione biologica, psichica, mentale, perché no spirituale. Se non ottemperiamo a questi quattro livelli di guarigione, non si può parlare di vera guarigione, sarà una cura palliativa, una cura temporanea, ma il problema profondo non è stato ancora risolto. Ecco, la medicina quantistica ci può portare a risolvere veramente un problema nell'unità di questi quattro canali. Oggi si parlerà tanto di epigenetica, di medicina di epigenetica, e il passo è grandioso, un salto quantico, intanto per usare argomenti e definizioni quantistiche, un salto quantico verso la informazione del nostro genoma che è continuamente in rapporto con l'ambiente che ci circonda. Quindi ritorniamo alla visione dissipativa del sistema biologico, del sistema vitale della vita. Ecco che l'epigenetica sposata alla fisica quantistica crea, direi, la vera medicina quantistica. Ne sentiremo delle belle, nel vero senso della parola, di un interesse veramente strepitoso. Avremo anche la fortuna oggi pomeriggio, intorno alle 4 mi sembra, di collegarci addirittura a Kuala Lumpur con un esponente. Oggi parleremo dell'S-Drive, soprattutto grazie al professor Orozco,
avremo un esponente che ha una grande esperienza con questo S-Drive, un medico che addirittura, un grande passo, si diceva prima con il dottor Giorgio Terziani, si considerava prima che addirittura con questo apparecchio si può focalizzare un problema esistenziale del paziente, no? Prima di operare con questa macchina, in modo che l'entanglement ce la dice lunga, e poi avremo occasione di focalizzare di più questo tema dell'entanglement. Dicevo che la connessione, quindi l'entanglement di tutto il corpo, fa in modo che anche una parte biologica, come può essere una ciocca di capelli, per esempio, fa parte di quel tutt'uno del pensiero di quel paziente. Non c'è differenza tra materia, spirito e fisica quantistica, nel vero senso della parola. Quindi di conseguenza noi possiamo addirittura, non dico risolvere immediatamente, ma modificare e condizionare, naturalmente in senso positivo, il problema, la problematica esistenziale di quel paziente fino ai prossimi 3 mesi e 90 giorni. Quindi di conseguenza riusciamo a intervenire, ed è semplice se lo guardiamo nella filosofia quantistica, intervenire sul futuro, sul nostro futuro. Siamo co-creatori della nostra stessa esistenza. Ecco, dopo questa premessa avremo modo di unificare i vari temi che affronteremo oggi con un fil rouge, come vi dicevo. Lascerei la parola della importante introduzione al dottor Giorgio Terziani, che farà, come dice lei, lui, una relazione tecnica, umilmente. Esatto, sì, relazione tecnica. Grazie di cuore, grazie a questo Roberto Cadorso. Dovevo presentare io, ma mi ero assentato. Allora ricordo che il dottor Ugo Alberto Caddeo è medico chirurgo, specialista in anestesia e rianimazione, è psicoterapia, docente di agopuntura, medicina della medicina tradizionale cinese, docente in quantum medicine presso il CMR, Centro Biotecnologie Quantiche e Naturali, Università di Milano, CEO, Accademia Italo-Svizzera, Medicina Nutraceutica e Medicina Quantica. E grazie di cuore per questa importante e straordinaria introduzione e apertura del congresso, anche perché ci pone di fronte a un nuovo paradigma, che è quello di pensare che probabilmente è arrivato il momento di unire forze per aiutare le persone. Quindi tutti hanno ragione, perché qualsiasi cosa una persona pensa ha sempre ragione, una persona non può cambiare gli altri, ma sicuramente possiamo iniziare a capire che può essere importante ascoltare. E ascoltare è una delle doti più straordinarie che possiamo avere, ascoltare gli altri, quindi donare il nostro tempo agli altri. Detto questo, mi permetto di alzarmi perché mi parlo meglio, ho più energia. Voglio introdurre la giornata, prima ringraziando tutti voi per essere qui, e tutti i relatori che hanno aderito a questo congresso. Quando parliamo, non so come mai, quando parliamo di epigenetica, noi parliamo di aspetti che conosciamo molto bene, perché se l'informazione è prevenzione e se l'epigenetica è tutto quello che noi mangiamo, beviamo, respiriamo, la postura corretta, l'ambiente in cui viviamo, allora se l'epigenetica è tutto questo, noi tutti i giorni diciamo, cerchiamo di trasmettere alle persone e voi prima di tutto ai vostri pazienti quanto sia importante prendersi cura di loro modificando lo stile di vita. Ah, ci sono cose che non si possono modificare, come per esempio
i campi le influenze, le interferenze dei campi elettromagnetici, della radiazione, l'influenza del Sole. Ci siamo dimenticati probabilmente anche dell'influenza che la Luna ha sulla salute delle persone. Eppure condiziona le maree, il ciclo, no? Femminile, la nascita dei bambini, l'agricoltura. Però ci siamo scordati anche dell'influenza della Luna. E poi i pensieri, la psiconeuroendocrinologia. Sicuramente oggi è una grande realtà scientifica. Pochissimi però tengono conto che tutto può essere, può funzionare se abbiamo un'adeguata quantità di ossigeno da respirare. Perché senza ossigeno non c'è vita. Eppure pensiamo a tutto, io vedete l'aria l'ho messa al primo posto, però pensiamo a tutto nell'approccio verso la malattia o il benessere o la prevenzione, meno che alla corretta ossigenazione a livello cellulare. E guardate la realtà. Probabilmente pensiamo di vedere delle cose, di sapere delle cose, poi la realtà è completamente diversa da quello che vediamo. Spesso è un'illusione, perché siamo condizionati da quello che, dalle condizionamenti sociali, familiari, culturali, e abbiamo sempre fatto così. Siete d'accordo? Però poi ci sono anche queste realtà. Parlava prima il dottor Cadeo di una cosa importante. Io penso che quello che tu hai detto sia così in cielo, così in terra, no? Il macrocosmo e il microcosmo. E guardate questo video. Sempre più in alto.
cioè entriamo nel corpo umano, quindi dal macro al micro, quindi non siamo solo cuore, cervello, fegato, ma alla fine siamo molecole. C'è un bellissimo libro, Molecole di emozioni. Entrare veramente in un nuovo paradigma, perché ci fa pensare che probabilmente qualsiasi cosa noi facciamo alle nostre cellule probabilmente modifica in maniera importante la nostra salute. E devo ringraziare il dottor Massimo Rinaldi in questi due video, e lui recentemente sta cercando di, nei suoi congressi, è un oncologo, dottor Massimo Rinaldi, di portare l'attenzione al mondo medico-scientifico sul fatto che le frequenze dell'uomo mutano nel tempo e nello spazio, e questo grazie alle interferenze dai nostri pensieri, ma alle interferenze anche del campo dove noi viviamo, campi elettromagnetici, interferenze del, per esempio, dei telefoni che utilizziamo, del wifi, dei bluetooth, che stanno condizionando pesantemente la nostra salute. Infatti Tesla diceva che se vuoi trovare il segreto dell'universo pensa in termini di energia, frequenza e vibrazione. E ancora Einstein diceva che tutto è energia e tutto si muove grazie all'energia. E noi se siamo in vita è perché produciamo energia attraverso le nostre cellule. Alla fine poi siamo acqua. Gli studi stanno dimostrando che siamo oltre il 90% del nostro corpo è composto da acqua. E quindi pensate quanto è importante qui lavorare sull'acqua del nostro corpo. La composizione chimica del corpo umano per l'80-90%, se andiamo a analizzare i nostri tessuti, sono formati da acqua. Quindi il nostro campo di energia circonda il nostro cuore. E quando noi comunichiamo con gli altri, alla fine comunichiamo attraverso i nostri cuori. Non solo attraverso la mente, non solo attraverso le parole, non solo attraverso la voce. Allora ecco l'importanza di avere un approccio diverso, il nuovo paradigma che ci fa avvicinare alla possibilità di scoprire meccanismi di funzionamento della materia vivente e analizzarli con approcci matematici e fisici, che è un approccio portentoso per migliorare la nostra conoscenza, quindi la consapevolezza. Quindi migliorare la qualità della vita. Allora entriamo dentro il mondo dell'epigenetica. Tutto condiziona la nostra salute, tutto condiziona i nostri geni. Quindi condizioniamo la nostra vita. Però nonostante tutte queste cose che sappiamo, 4 persone su 10 muoiono di infarto ictus, sì o no? E ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le pandemie del terzo millennio sono in aumento, sì o no? Sì, purtroppo. Però pochissimi ci dicono che tutte queste malattie sono causate da una carenza di ossigeno a livello cellulare. Le nostre cellule non lavorano più come una volta, perché probabilmente ci dicono che prevenire è meglio che curare, ma l'ambiente che ci circonda è peggiorato, non è cambiato. Se noi consideriamo il nostro organismo come un computer, come un hardware e un software,
e vogliamo mettere delle informazioni sbagliate in un programma, in un hardware che non funziona, non funziona nulla. Ma pensate se noi mettiamo le informazioni giuste in un hardware sbagliato. Il computer, il programma non gira lo stesso. Quindi bisogna lavorare sul motore, sull'hardware, e sulle informazioni giuste. Sul motore e sulle informazioni. Stile di vita, ambiente e anche il motore. Il motore qual è? La salute delle nostre cellule. Perché noi mangiamo per produrre idrogeno, respiriamo per avere l'ossigeno. Dalla combinazione di ossigeno e idrogeno abbiamo l'energia per la vita. Ma cosa mangiamo e cosa respiriamo? In questo modo noi produciamo anche acqua, perché i mitocondri ci servono anche per produrre acqua. Però la maggior parte delle persone oggi è disidratata. Persone che si dimenticano di bere, magari di bere quando sbagliamo. Bevi, sì, un litro di Coca-Cola al giorno. E allora ecco che abbiamo di fronte la possibilità di fare delle scelte. Ma non possiamo continuare a comprare pubblicità. Non possiamo continuare ad andare nelle scuole dei bambini e vedere che fanno la festa del compleanno con la Coca-Cola e la Nutella. Non è possibile. Non si faceva. Una volta questo non esisteva. Viviamo in questo ambiente. Non possiamo sottovalutare queste cose. Viviamo in un ambiente, tutti i giorni respiriamo litri e litri di aria inquinata. Avete visto che Milano, chi abita a Milano lo sa, targhe alterne, no? Allarmi e smog. Chiudete le finestre, ma come chiudete le finestre? Ma se chiudo le finestre, l'inquinamento dell'aria, degli ambienti dove vivo, è dalle 3, 4, 5 volte più inquinato che all'esterno, cosa chiudo? Consumo anche ossigeno. E poi, avete mai sentito parlare voi di ionizzazione dell'aria? Non ne parla nessuno, eppure uno dei parametri indispensabili per la qualità dell'aria che noi respiriamo è la ionizzazione negativa dell'aria. Gli ioni negativi, non ne parla nessuno. Viviamo in ambienti con l'aria condizionata. Come facciamo a portare ossigeno nel cellulare? E poi viviamo in questo ambiente. E poi nella pandemia del terzo millennio, i campi elettromagnetici. Questa è una vera e propria pandemia, perché purtroppo il cellulare è diventato 4G, 5G, veri forni microonde per il nostro cervello. Però finché non leggiamo o mandiamo l'ultimo messaggino per andare prima di dormire, non siamo felici. Cosa accade? Che poi le persone dormono con il cellulare vicino al cuscino o al comodino e continuiamo a radiare le nostre cellule. Guardate cosa accade nel cervello dei bambini e degli adulti. Pensate però al wifi. Chi è che spenge il wifi prima di andare a dormire? Pochissimi, pochissimi. Non c'è questa consapevolezza. Si vive in un ambiente, se non c'è campo, sono perso, guai. Se si scarica il cellulare, andiamo sotto, non dico shock, ma quasi. Però guardate, viviamo in questo ambiente, dormiamo in questi ambienti, lavoriamo in questi ambienti, sempre più pericolosi. La mancanza di attenzione, di concentrazione, problemi di apprendimento, certo è una concausa di quello che noi facciamo, ma è sempre la goccia che fa traboccare il vaso. E quindi dobbiamo iniziare a creare una nuova consapevolezza, a dire alle persone che queste cose vanno sapute, bisogna informare, creare cultura. Però poi è chiaro che tutto quello che noi, che quando noi intossichiamo il nostro organismo, le tossine si legano agli stoni. Se si legano agli stoni, modificano, non fanno più srotolare il DNA. E quindi il professor
grava sull'insegna, un tossico può essere molto pericoloso a livello della riprogrammazione e duplicazione cellulare. E poi il difetto di fabbrica. Se noi, e lo vedremo oggi pomeriggio con il dottor Sergio Stagnaro, se noi non ci occupiamo della salute delle cellule, della salute dei mitocondri, della disfunzione mitocondriale, è chiaro che non possiamo pensare che si risolva tutto con lo stile di vita. Dobbiamo mettere a posto il motore delle persone, perché è dall'incontro di due cellule che nasce la vita, questa cosa straordinaria, meravigliosa, un atto d'amore che fa nascere una vita. Però se l'incontro tra due cellule viene fatto nella maniera sbagliata, perché c'è una disfunzione mitocondriale, viene trasmessa alle generazioni future. Vi ricordo che sul sito dell'AIRC, della società dell'Istituto di Ricerca Oncologica del professor Veronesi, se andate, se digitate AIRC epigenetica, ormai si sta parlando sempre di più di trasmissione ai figli fino alla quarta generazione della tossicità dell'ambiente e dello stile di vita dei padri e delle madri. Finalmente si comincia a creare cultura anche su questo aspetto. Quindi è importante tutelare la salute dei padri e dei madri, ne parlerà il dottor Luigi Montano e il dottor Firmo questo pomeriggio. E quindi l'uomo all'età dei suoi mitocondri. Tutto dipende dal DNA mitocondriale. Professor Corsarizza di Modena, naturalmente in Italia per diventare famosi bisogna andare all'estero, no? Oltreoceano, se no non ti considerano. Ha provato questo, ma non ne parla nessuno. Il DNA mitocondriale decide la longevità, ma no, tutte le fondazioni di ricerca, questa è la fondazione di medicina mitocondriale, stanno cercando di dimostrare, cioè hanno già dimostrato, ma stanno cercando di divulgare il concetto che ormai uno su 2500 persone nasce con una disfunzione mitocondriale. Ma queste cose allora perché non ce le dicono? La disfunzione mitocondriale è legata a tutte le malattie. Il 99% delle malattie ha origine mitocondriale, poi naturalmente ci sono malattie genetiche, ma è così. Quindi bisogna ricaricare le nostre batterie, ricaricare le nostre mitocondri, fare in maniera di riattivare le mitocondri, cercare di lavorare proprio su questo aspetto, produzione di ATP a livello cellulare. Non possiamo pensare di dare l'ossigeno alle persone quando ormai è troppo tardi, perché l'ossigeno quando ce lo danno? Quando siamo in fin di vita. Ma dammelo prima. Perché senza ossigeno non possiamo vivere. Allora è il primo fattore che è in grado di condizionare la nostra salute. E poi pochi ci parlano di ischemia di perfusione. E quando manca l'ossigeno, o magari arriva troppo ossigeno, non c'è una possibilità di contrastare l'eccesso di radicali liberi. Quindi, come sapete, carenza di ossigeno, acidosi, l'acidosi, stress ossidativo, infiammazione, infiammazione cronica. E quindi malattia. Quindi alla base c'è sempre una carenza di ossigeno. Infatti è considerata la cenerentola dei nutrizionisti, non lo dice nessuno. Però l'ossigeno è indispensabile per la vita. Perché senza ossigeno produciamo 2 molecole di ATP, con l'ossigeno 36 molecole di ATP, un'altra vita. Senza ossigeno possiamo stare solo 3 minuti, senza acqua qualche giorno, senza cibo per qualche weekend. E come mai pensiamo alla rovescia? Pensiamo prima a mangiare, poi a bere quando ci ricordiamo e poi a respirare bene, eh? Tanto questo è automatico.
Allora poi andiamo a fare ossigenoterapia. Ma sono terapie, vuol dire che hai già il problema, andrà attento. La camera iperbarica, se la facciamo a, un piede, a una persona con un piede diabetico, abbiamo già una compromissione cardiovascolare, sì o no? Probabilmente sì. E se io entro con la camera, in camera iperbarica, ho un'iperossigenazione. Magari dopo 7-10 giorni, come ha dimostrato il professor, la dottoressa Serena Benedetti e il professor Canistrani all'Università di Urbino, hanno dimostrato che in camera iperbarica aumenta l'infiammazione, perché aumenta hai un'iperossigenazione, quindi aumenta lo stress ossidativo. Magari questa persona poi ha un problema, un aggravamento cardiovascolare dopo 7-10 giorni, non viene correlato il problema. Perché non si fa prevenzione. Dovrebbe essere dati antiossidanti prima, durante e dopo la camera iperbarica, ma non lo fa nessuno, lo fa in pochissimi. Quindi queste sono terapie, noi dobbiamo lavorare sulla prevenzione. Giton ce lo diceva, che senza ossigeno si muore. Ma lo studio di Metoxia, 21 paesi nel mondo, dal 2009 al 2014, ha dimostrato che senza ossigeno anche le terapie, la chemio, la radio non funzionano. Ce lo dice qualcuno? No. Però questi sono studi multicentrici, 21 paesi nel mondo, progetto finanziato dalla comunità europea e mondiale, ma non viene comunicato. Eppure gli studi l'hanno dimostrato, senza ossigeno non funziona. E allora cosa fare? Sicuramente in questi problemi ci sono i farmaci chimici, omeopatici, fitoterapici, l'ossigenoterapia, poi c'è la bioresonanza cellulare, la medicina quantistica, l'ossigenoterapia, terapia grande. Ma sopra l'integrazione e sotto l'integrazione, queste sono terapie. Noi dobbiamo parlare di prevenzione. E allora possiamo intervenire con la modulazione fisiologica dell'ossigeno. Non è questo il congresso per parlare di tutto quello che può fare magari un prodotto come Sertud, però vi dico che c'è questo libro, La modulazione fisiologica on demand, l'ultima sfida della nutraceutica, che può chiarire molti dubbi. Sono gli studi pubblicati da 8 università, Istituto Mori Regina di Roma, Sara Eppere di Milano, Università di Milano, Università di Urbino, Università di Siena, molte università. È un libro che dimostra quanto sia importante modulare l'ossigenazione cellulare da un punto di vista tecnico e scientifico, penso che sia molto importante. Noi lo facciamo con Sertud, che è un modulatore fisiologico di ossigeno on demand, che aumenta l'ossigeno di disponibilità a livello cellulare. Ah, una cosa ci tenevo a dirla, quando scegliete un integratore fate in maniera di sceglierlo altamente biodisponibile e assimilabile, e le forme migliori o spray o sublinguale. Perché come ci dice il giornale di riferimento dei medici americani, o spray o sublinguale. Le altre abbiamo pochissima biodisponibilità, quindi dobbiamo alzare molto il dosaggio. E quando alziamo molto il dosaggio, cosa facciamo? Creiamo della vitamina C, possiamo creare azione pro-ossidante, per esempio. Gli studi hanno dimostrato, per qualcuno interessato basta mandare mail, mandare i riferimenti, che un grammo di vitamina C può essere perossidante e sviluppa perossido di idrogeno. Ottimo se c'è un problema, no, come sapete, di tumori viene utilizzato a dosaggi molto alti. Ma per la prevenzione no, è perossidante. E poi le vitamine ad alto dosaggio sovraccaricano gli organi motori. E quindi non va bene. Tutto fisiologico, low dose medicine. E poi non devono essere dannosi, quindi prima di tutto non nuocere. Le indicazioni sono tantissime. Se andate su PubMed ci sono tutte le pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste internazionali. E vi faccio vedere solo questa, che è bellissima. Queste sono cellule endoteliali, senza ossigeno. Mettiamo sul frutto. Cambia? Questo studio ha dimostrato
che il Soul Food attiva dapprima il nucleo, poi i mitocondri, e aumenta la produzione di ATP a livello cellulare con azione antiossidante e modulando la superossido bismutasi. Abbiamo fatto una conferenza stampa qui a Milano, c'erano centinaia di giornalisti, medie. Avete visto un articolo sui giornali? No. No, fate una conferenza? No. Hanno bloccato l'uscita di questi studi sui giornali, nessuno ce l'ha pubblicato. Eppure sono studi importanti, della fibromialgia, nelle patologie neurodegenerative, nell'intossicazione nella creazione dei metalli pesanti, eccetera, eccetera. E allora tutto questo oggi finalmente possiamo renderlo visibile. Tutto quello che noi, che ci interferisce, che interferisce con la nostra salute, con quello che mangiamo, beviamo, respiriamo, le carenze di vitamine, di minerali, oggi è possibile mapparle. Possiamo mappare le interferenze dei campi elettromagnetici, le interferenze dell'inquinamento. E oggi siamo qua proprio per condividere anche questa possibilità. Grazie a un dispositivo che si chiama S-Drive, che verrà presentato dal professor Carlo Sorosco tra poco. Grazie a un marker straordinario che è il capello. Vi lascio con un messaggio. Nulla di questo può essere possibile senza la pace e senza l'amore. Non c'è possibilità di vivere senza queste due cose. E la relazione e la comunicazione con le persone. E quindi l'unire le forze. L'uomo è sempre stato abituato a unire le forze per raggiungere grandi obiettivi. E penso che sia importante unire le forze per aiutare gli altri a vivere meglio. Molto importante. Perché la vita è l'unico regalo che non riceveremo mai due volte. Un messaggio importante: la vita è breve, dobbiamo viverla. La rabbia è brutta, bisogna lasciarla andare. L'amore è raro, bisogna afferrarlo. I ricordi dolci conservarli nel cuore e unire i nostri cuori per fare la differenza. Ce la puoi rimettere? Puoi rimetterla la parte di prima? Anche le vie che dedichiamo all'amore, questa è la via che è vicino a casa nostra, io abito nella Spezia, dove c'è la via dell'amore, che sapete, Manarola, Rio Maggiore. Grazie per l'attenzione.